Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuova pillola dopo una breve pausa per le vacanze estive e dove andremo a parlare del salto della scimmia. Il salto della scimmia è un tema molto importante che sin dai primi passi che si iniziano a muovere nel mondo del Go è importante conoscere. Infatti se avete cominciato a giocare a Go guardando i miei video avrete sicuramente notato che nei primissimi video già ne faccio menzione. Perché è un sistema che si utilizza nel, diciamo, fine gioco per andare a ridurre il territorio dell'avversario. Allora, cominceremo a parlare quindi di Yosei. Che cos'è lo Yosei? Appunto, è il termine giapponese per determinare, definire la fine del gioco. Ed è un tema importantissimo, dove ad alti livelli bisogna riuscire a tirar fuori tutte le carte che abbiamo nel nostro mazzo e tutti gli assi che abbiamo nella nostra manica. Appunto, il Monkey Jump, il salto della scimmia, è una di queste tecniche, però in questo video andremo anche a vedere che ha molti altri aspetti, molti, diciamo almeno due altri aspetti molto interessanti da studiare e che ci possono venire in soccorso anche durante il medio gioco. Prima di cominciare però volevo ringraziare pubblicamente un carissimo amico Giancarlo, ciao Giancarlo, ti saluto, che mi ha voluto regalare questo bellissimo kakemono che vedete qui di fianco, rappresentante questo samurai con questo sguardo di sfida e che per molte volte terrò qui appeso così a decorare poi tutto il discorso che andremo a fare. Grazie ancora Giancarlo e cominciamo con il salto della scimmia. Allora, come vi accennavo nei primissimi video, il salto della scimmia appunto viene utilizzato per andare a ridurre il territorio. E nell'esempio che facevo vi mostravo un metodo per andare a risolverlo, sia che noi siamo gli attaccanti, sia che noi siamo i difensori. In realtà andiamo ad approfondire questo concetto. Ci sono due modalità per poter fare questo salto della scimmia e dipendono esclusivamente da dove sono giocate le pietre del nostro avversario. Allora poniamo in questo esempio che noi siamo nero e il nostro avversario è bianco. Innanzitutto, il nostro avversario sta giocando basso oppure alto? Le vedremo entrambe. Allora, se il nostro avversario sta giocando basso, quindi in terza linea, il salto della scimmia può già funzionare. Ricapitolando, quindi, noi abbiamo una nostra posizione forte con un'ultima pietra giocata in seconda linea che sporge fuori da una linea di pietre avversarie e quindi il nostro salto della scimmia può essere effettuato. In cosa consiste il salto della scimmia? Molti di voi lo sapranno già. Consiste nel fare un ok-ma in prima linea partendo da questa pietra, per cui 1, 2, 3 e qui giochiamo il nostro salto della scimmia. Ecco qui, a questo punto dobbiamo riuscire, in questo caso come bianco, dobbiamo riuscire a cercare di lenire un po' il dolore che ci può fare questa mossa di nero. C'è infatti un proverbio che dice che il salto della scimmia vale all'incirca 8 punti e deve finire, perché sia proprio un tezugi, cioè una mossa perfetta, deve finire in sente. Cosa significa? Facciamo la versione più basilare. Allora, se bianco ha una linea bassa, quindi in terza linea, bianco si difende in questo modo qui. Nella continuazione basilare, quindi nero si protegge venendo da questa parte e bianco chiude qui. Ecco, ora nero per proteggersi è, diciamo, costretto a giocare in questa posizione qui, perché se non giocasse lì bianco potrebbe comodamente venire qui e vedete poi nero, anche se scappa, bianco poi lo cattura, per cui nero è costretto di fatto a rispondere e a difendersi da quella pietra. Ecco che il salto della scimmia è riuscito perché è comunque riuscito a rubare un po' di punti, quindi
nella fattispecie contiamo, posto che qui bianco si sarebbe chiuso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti in questo caso, però ha dovuto giocare una mossa in gotè. Ecco che bianco ha subito il salto della scimmia, però adesso è assente, per cui adesso potrebbe rendere a nero pan per focaccia e giocare da qualche altra parte in giro per il goban. Quindi la risposta corretta che nero dovrebbe fare per finire in sente è, dopo la risposta di bianco, ecco che con un tobi di nero in questa posizione, bianco poi è costretto andarsi a proteggere in questa posizione, ma adesso nero non è necessario che vada a proteggere in questa posizione. Perché? Perché voi direte, certo, beh, ma se bianco gioca qui li cattura con la pietra, è verissimo. Però, visto che nello iosè, tipicamente il salto della scimmia, dicevo, si fa nello iosè, quindi nella fine della partita, ci sono priorità molto più alte, cioè ci sono in ballo generalmente molti più punti da potersi contendere, piuttosto che andare a catturare una semplice pietrina lì che vale di fatto un punto più l'incrocio libero, anzi molto probabilmente poi quell'incrocio dovrebbe essere chiuso, per cui di fatto uno, massimo due punti. Dopo questa mossa di bianco, quindi nero non va assolutamente a proteggersi un punto, ma c'ha il sente che nello iosè è importantissimo, quindi potrebbe andare a rompere le scatole in giro. Certo che poi a un certo punto bianco potrebbe decidere di andare a catturare questa pietra, nero per esempio potrebbe andare in questa posizione qui e bianco potrebbe proteggersi. Ecco che allora bianco avrebbe riguadagnato quel punto lì, però comunque rispetto a prima ha, vedete, perso, se noi poi spostiamo quella pietra lì, ha perso almeno queste posizioni qui, perché se lo schema si fosse chiuso in questa posizione qui, vedete, avrebbe questi 4 punti in più. Invece col salto della scimmia che è funzionato, bianco poi, vedete, sarebbe in questa posizione qui e 4 punti almeno siamo andati a toglierli. Ma vediamo ora questa variante con questa pietra di bianco un po' più giù in questa posizione. Potrebbe essere seguita anche da queste altre pietre qui, ma già con una funziona. Quindi con nero facciamo il nostro salto, eccolo lì. Fate attenzione, se adesso bianco fa la sua sequenza e nero fa la sua sequenza in questa posizione qui, attenzione adesso, se bianco, gioca in questa posizione, vedete, c'è una possibilità di venire tagliato qui, perché prima, vedete, questo taglio era protetto, adesso invece questo taglio non è più protetto, per cui se nero continuasse in modo solido in questa posizione, bianco continuerebbe a essere in gotè, perché dovrebbe andarsi a chiudere in questa posizione. Questo discorso introduce il concetto del monkey jump alto, si chiama, quindi del salto della scimmia alto, che andiamo a vedere adesso. Ecco, vediamo che sostanzialmente la situazione non cambia, se non che le pietre di bianco in questo caso sono giocate in quarta linea. Quindi qui abbiamo un upskirt, come dicono gli anglosassoni, o ancora più ampio, ovvero una posizione dove ci è permesso fare il monkey jump, ma in questo caso la risposta di bianco e non deve assolutamente essere quella di prima. Allora, la sequenza che vi mostrerò, che è la stessa che vi mostrai al tempo sui primi video, è una sequenza standard che permette di andare a bloccare nero sprecando meno mosse possibili. Questa sequenza implica anche il sacrificio di una pietra per bianco in questa particolare situazione. Per cui, dopo che nero ha giocato il suo salto della scimmia, bianco se ne va in quella posizione, nero fa attari, bianco fa attari in questa posizione, nero cattura bianco, bianco se ne va in questa posizione, nero qui deve proteggere, ed ecco che bianco ha sempre quel taglio lì da proteggere, che può decidere di proteggere come desidera, così o così, ok? Poniamo che voglia proteggersi in questa maniera qui, e tocca ancora nero, quindi nero adesso ha il sente e, come prima, può andarsene a giocare in qualsiasi parte del goban voglia.
Questa qui è un'altra, un altro utilizzo del salto della scimmia in quarta linea, per cui ricordate queste due sequenze. Se bianco dovesse sbagliare la risposta, nero ha la possibilità di continuare a fare sempre più danni. Vi consiglio di prendere il vostro Goban o il vostro editor di SGF preferito e provare a fare un po' di prove facendo in modo che bianco non dia la risposta corretta e vedete con nero cosa riuscireste a fare. Una ve la suggerisco io. Poniamo per esempio che dopo il salto della scimmia bianco decida di fare un tenuki da qualche parte. Ecco che qui semplicemente facendo un salto di 1, anche questa pietra è automaticamente connessa a quella che è automaticamente connessa a quella e vedete quanto spazio ho rubato. Se bianco fa distrattamente un altro tenuki, ecco che nero può continuare facendo salti di 1 ad andare ad invadere tutto lo spazio. Perché? Perché se adesso bianco facesse per esempio la sua famosa sequenza, vedete questo è un taglio protetto, nero qui può andare anche indietro con questa posizione o anche può decidere di fare questa qui, perché tanto bianco non può andare in questa posizione, bianco può al massimo minacciare, nero si connette, bianco non può assolutamente andare lì perché vedete nero qui ha ancora delle libertà, per cui se nero dovesse andare in questa posizione bianco è catturato, per cui bianco qui al massimo può minacciare di tagliare, ma nero è sufficiente che faccia questa mossa, vedete è connesso, bianco qui allora non può nemmeno fare questa posizione qui per bloccare nero di brutto, ma deve, perché altrimenti nero vedete lo mette in attari, per cui bianco dovrebbe venire qui, ma allora nero avrebbe la possibilità di continuare ancora in questa posizione. Qui sarebbe un'ecatombe per bianco. Ecco, vedete, facendo dei salti di 1, perché bianco, non conoscendo il salto della scimmia, cosa un po' improbabile perché è tra le prime cose che si impara, però vedete, continuando a fare dei salti di 1, si può continuare a minacciare e andare a rubare, guardate, tutto il territorio di bianco in questo modo qui. Ma andiamo a vedere un altro utilizzo molto furbo ed intelligente del salto della scimmia, ispirato proprio da questa serie di sequenze. Ecco, quindi vi ho rappresentato un co schematico qui solo per darvi l'indicazione, ma cosa capiamo quindi? Cosa vi suggerisce questo co? Beh, vi suggerisce che il salto della scimmia è un ottimo strumento anche per creare delle minacce co e anche abbastanza durature. Perché vi dico questo? Perché poniamo che ci sia un co in atto, bianco ha appena catturato nero in questa posizione, ecco che nero fa il salto della scimmia. Il salto della scimmia, abbiamo visto, è una minaccia alla quale bianco, in questo caso, deve assolutamente rispondere, perché altrimenti si potrebbe vedere distrutto tutto il territorio. Ecco che bianco qui allora fa in goté, quindi risponde a nero, e è costretto a rispondere in quella posizione lì. Però abbiamo visto che tutte le mosse che fa nero sono tutta una sequela di sente a cui bianco deve rispondere, per cui appunto dopo che bianco va lì, nero se ne viene in questa posizione e cattura il co. Allora adesso tocca a bianco. Bianco fa una minaccia di co a nero da un'altra parte, nero risponde, tocca di nuovo bianco e quindi bianco ricattura il co in questa posizione. Tocca di nuovo nero, ecco che allora nero potrebbe decidere di fare questa mossa qui. Ecco che bianco è costretto a rispondere, abbiamo visto, e quindi nero può ricatturare il co in questa posizione. Bianco farà la sua minaccia, nero risponderà, bianco ricatturerà il co. Ecco che nero adesso, voi dite, boh, che altre minacce potrebbe fare? Per esempio, vedete, in questo caso c'è sempre una pietra in attari, per cui andando qui questa pietra di bianco è costretta a salvarsi ed ecco che nero può andare a giocare ancora il co. Per cui poi magari in giro per il Goban avrà altre minacce, però vedete, solo con il salto della scimmia ci siamo creati automaticamente almeno tre opportunità per poter andare a far rispondere quindi a queste minacce e quindi protrarre la battaglia di co in avanti. E magari se queste tre minacce sono quella minaccia in più rispetto alla minaccia che ha l'avversario nei nostri confronti,
avremo la possibilità poi alla fine, se lui poi non ha altre minace, di andare addirittura a chiudere il co e di vincerlo. Ma andiamo a vedere altri due scopi del salto della scimmia che possono passare un po' in secondo piano, ma sono molto utili anche questi. Pensiamo a una connessione, quindi abbiamo due povere pietre di bianco, questa volta invertiamo i ruoli per dare un po' di soddisfazione anche al bianco. Queste due povere pietre di bianco che sono circondate da questo gruppo di nero molto forte e un gruppo forte di bianco rappresentato da queste quattro pietre qui. Ecco, come possiamo notare, qui ci sono tutti gli aspetti per poter fare un salto della scimmia o da queste pietre in questa posizione, quindi facendo un keima in questa posizione, oppure da queste due pietre per fare un okeima in questa posizione. Che succede? Facciamo finta, per esempio, di aver fatto un okeima da queste pietre in questa posizione qui. Qui nero cosa dovrebbe fare per poter andare a distruggere il salto della scimmia? Potrebbe per esempio voler venire in questa posizione? Beh, niente di più sbagliato, perché se bianco venisse qui, vedete, anche se questa pietra scappasse in quella posizione lì, bianco potrebbe sempre metterle poi in attari qui e comunque connettersi. Allora qui nero probabilmente dovrebbe cominciare, come visto nell'esempio precedente con le pietre in quarta linea, a giocare in quella posizione. Allora bianco metterebbe in attari, nero naturalmente continuerebbe a minacciare, bianco cattura e come vedete siamo riusciti a connettere queste due pietre al gruppo principale e quindi siamo riusciti ad uscire. Possiamo anche tentare di fare il salto della scimmia, come vi accennavo prima, anche in questa posizione qui, quindi da queste pietre saltare in quella posizione. Beh, qui la situazione è un po' analoga, nero non può giocare in questa posizione qui, anzi non può, diciamo che può giocare per fare lo stesso principio di prima. Bianco naturalmente viene in questa posizione qui, nero tenta di mettere in attari, bianco cattura in questa posizione qui ed ecco che bianco è nuovamente connesso. Quindi possiamo usare il salto della scimmia anche per andare a connettere delle nostre pietre e che sono in una posizione magari un po' difficile, però abbiamo l'opportunità di farlo perché abbiamo la famosa posizione di, lo ripeto, in anglosassone viene chiamata generalmente upskirt, cioè vuol dire la gonna alzata, ok? Ovvero queste pietre giocate almeno in terza linea, in quarta ancora meglio, e una pietra in seconda linea pronta a saltare dentro. Però con quest'ultimo esempio della connessione introduciamo l'ultimissimo principio per farvi capire un altro scopo un po' nascosto di questo salto della scimmia utilizzato per la connessione. Questa è una cosa che si vede spesso anche in alcuni Tsumego. Voi fate finta, io qui per velocità non l'ho fatto, ma che questo gruppo di nero sia tutto circondato da pietre di bianco, quindi nero qui fuori non si può fare altri occhi, un occhio se l'è fatto lì e un occhio, vedete quanto bel spazio c'è qui dentro, sicuramente se toccasse a nero potrebbe tranquillamente farselo. Però al sente bianco, tocca bianco. Cosa può far bianco? Beh, semplicemente riapplicando il principio del salto della scimmia per la connessione, quindi per esempio proviamo a saltare da queste due pietre a queste, nero si fa tutta la sua brava sequenza come abbiamo visto prima in questa posizione qui, nero se ne va qui, bianco cattura, bianco è connesso, ma come potete notare, se anche nero volesse tentare in qualche modo di crearsi dello spazio in qualche parte, per esempio qui, non riuscirebbe assolutamente a creare un altro occhio, per cui questo gruppo sarebbe tutto morto. Come potete vedere è un argomento molto corposo, io l'ho spiegato anche molto velocemente, ma per darvi degli spunti di riflessione, per farvi capire come conviene approcciarsi e come vedere questo salto della scimmia. Trovate moltissimo materiale su internet, sul sito di Sensei Libraries, al quale mi ispiro anch'io molte volte per fare questi video.
Sul salto della scimmia sono stati scritti addirittura dei libri, se si fa all'inizio, se si fa a metà gioco, se si fa alla fine e quant'altro. Per cui è un argomento che conviene portare avanti e studiare nelle varie fasi della nostra preparazione, rapportandolo ovviamente al nostro grado, se siamo dei principianti, se siamo degli intermedi, se siamo degli avanzati. Però in ogni suo diciamo, aspetto si porta dietro dei significati. Ripeto, il mio è solo un modo per darvi degli spunti di riflessione, ma imparerete molto di più se vi mettete davanti a un Goban e provate a studiare voi tutte le varie tecniche, e dopo averle studiate fate tante partite. In questo modo potrete avere modo di giocare anche voi i vostri salti della scimmia e cercate di raccogliere poi i frutti. Grazie ancora per l'attenzione, vi saluta anche il nostro amico Samurai, grazie ancora Giancarlo, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!